Mi piace pensare in questo giorno, in modo particolare a Francesco d'Assisi, che ha avuto proprio come carisma, proprio della sua vita, quello della povertà. La povertà, vedete, molti hanno voluto misurare anche questa, diciamo, virtù, questo, come se Francesco si fosse spogliato semplicemente per guadagnare punti dinanzi al Signore. E più era povero, e più era, probabilmente siamo lontanissimi, no, da quello che Francesco ha vissuto. Francesco era povero nel senso che ha voluto proprio indicarci il segreto della vita. Fatti povero, chiedi. Se sai chiedere, riceverai. E questa è la fortuna di ogni persona che ama, di ogni padre, di ogni madre di famiglia, di ogni marito, di ogni moglie, di tutti coloro che hanno il fiuto per il pane buono, che è Cristo stesso, e sanno che nei piccoli, grandi, nelle piccole grandi scelte della vita, nella loro capacità di farsi mendicanti, il Signore ci ripaga e ci fa ricchi, ci fa felici. Questa credo che sia una regola della fede, non è una regola scientifica né economica. E San Francesco sapeva molto bene questa cosa, come lo sapeva questa vedova e lo sanno tutti coloro che non confidano in se stessi, ma confidano semplicemente nel Signore. Mi auguro che ciascuno di noi possa fare questa esperienza di fede, di povertà e di fede nella propria vita.